aprite con me in Apocalisse 19:7. Oh. Oggi non si scherza, si scherza. Ragazzi, regalatemi una Bibbia più piccola, non ce la faccio ogni volta. Apocalisse 19:7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Andiamo fino a qua per il momento. Quanti c'erano domenica in chiesa? So che domenica c'è stata una bella predicazione. Noi ci siamo già portati avanti, le abbiamo già ascoltate tutti e due, sia quella di sabato che di domenica. Sabato, ho sentito nella registrazione le urla, Vilma, questi giovani entusiasti, bravi, quando c'è Vilma fate gli entusiasti. Poi ci siamo noi, grazie. Vabbè, niente. Ecco, in quattro, manco a dirlo, vabbè. Comunque, domenica c'è stata una predicazione molto forte, no? Sul ritorno di Gesù, sul sei pronto, eccetera, eccetera. Ed è stata molto bella. Oggi io voglio parlarvi del rapimento, no? Voglio continuare su quella scia, perché credo sia un periodo importante per noi come chiesa, come ragazzi. E non vi voglio parlare dell'aspetto dei 10 vergini, sei pronto, non sei pronto, però qui si parla di nozze, giusto? Le nozze dell'agnello che verrà a prendere la sua sposa. Chi è la sposa? Noi. Ma io mi sono fatta una domanda. Ho detto, vabbè, questi fanno le nozze. La sposa c'è, lo sposo c'è. Ma chi le organizza queste nozze, scusate? E mi è venuto questo dubbio, ho detto, Dio, non è che dobbiamo organizzarle noi le nozze? Se arriviamo là non c'è niente pronto. E mi è preso il panico, ho detto, fammi andare a cercare, dobbiamo organizzare noi, sono già pronte, cosa si fa? Però effettivamente, chi si occupa un po' di più, poi si fanno insieme, però chi si occupa un po' di più dei preparativi è proprio la sposa. Chi è la sposa in questione? Ok, io oggi vi voglio parlare dei preparativi delle nozze con Gesù, perché la sua sposa si sposerà, siamo noi che si sposerà con lui. Io sapete che ogni tanto cambio lavoro, no? Un mese faccio una cosa, no, almeno un sei mesi. Comunque c'è quello fisso e poi ogni tanto mi vengono gli schizzi. C'è stato un periodo in cui volevo fare la wedding planner, no? E ho organizzato anche un po' di matrimoni. E oggi vi spiego come organizzare il matrimonio, il più bello della vita, quello con Gesù. Prima però di andare avanti vi voglio raccontare un'esperienza. Quando stavo pregando per i ragazzi per Bari, a un certo punto, mentre pregavo per loro, non siate gelosi, ho avuto c'è stato un momento in cui mi sono rivista mentre andavo a scegliere l'abito del mio matrimonio. Io vedevo questa immagine e dicevo, dai, non ti distrarre che stai pregando. E di nuovo, dai, sai, ma cosa c'entra il matrimonio? Concentra. Ad un certo punto Dio mi ha detto, stai buona, sono io, ascoltami. Ok, quindi mi sono ammutolita e ho ascoltato cosa aveva da dirmi. La cosa buffa è che mentre io avevo questa immagine di me che andavo a provare l'abito da sposa, ho provato la sensazione che avevo provato in quel momento. E quello che il mio cuore mi ha suggerito è questo. I preparativi sono più entusiasmanti delle nozze stesse. E questo mi rispecchia tantissimo ed è quello che oggi voglio comunicarvi. Parliamo un po' dei preparativi. Allora, intanto, per poter fare un bel matrimonio ci vuole la materia prima. Un minimo di sposo. Ce l'abbiamo lo sposo? State dicendo amen, un profetico, tutte le donzelle.
Le donzelle single, ce l'abbiamo lo sposo? Ma non ti ho detto chi è, ti ho detto ce l'hai. Fanno le timide, vabbè. Comunque uno almeno ce l'hai, poi se ti arriva pure l'altro, vabbè. Lo sposo ce l'abbiamo, la location ci pensa lui. Mi hanno detto che è paradisiaca, una location. Parliamo un po' del resto. Sapevate che ci sono diversi tipi di matrimoni? Manco io. Sì, tu lo sapevi. Sì, alcuni sì, altri non lo sapevo. Ci sono diversi tipi di matrimoni, tra cui il matrimonio classico, quello romantico, chiamato così. Poi c'è il matrimonio combinato, il matrimonio forzato, il matrimonio, questo è difficile, nullo se sterile. Che il nome è tutto un programma. Che significa? Vi leggo la definizione del matrimonio combinato. Matrimonio combinato o di convenienza è un'unione facilitata da procedure formali da parte di famiglie o di gruppi politici. Nei matrimoni combinati spesso la sposa non conosce chi è lo sposo, a volte sì, a volte no, ma si fa per far unire le due parti e avere un riscontro economico o politico. Chi è che li fa unire? I genitori, a volte quello che è più assurdo, che a volte sono le autorità spirituali, non tipo noi, le autorità quelle fanno fare queste cose. E li fanno unire quindi per convenienza. E la mia domanda è, quindi, è questo il matrimonio con Gesù? Un matrimonio con Gesù può essere combinato? Un matrimonio con Gesù non è un matrimonio combinato. Perché? Chi ha letto un po' di Vangeli sa che Dio, che Gesù, odiava il formalismo, no? Proprio lui, farisei, quindi lui non può amare un qualcosa di combinato, di costruito, una chiesa che va in chiesa per andare, una chiesa che va in chiesa con una maschera, che va in chiesa per un ritorno politico. Qui non parlo di politica, parlo di una facciata. Quindi si va in chiesa perché sennò gli altri mi giudicano, anche se magari non mi importa più niente di Dio, però non ho voglia di dire la verità, non ho voglia di confessare, e indosso una maschera e mi fa diventare formale, una facciata politica. E il matrimonio con Gesù non può essere combinato, ma quando lui diventa una religione rischia di diventarlo. Quindi assolutamente non è il matrimonio che Dio si aspetta. E ci sono tanti passaggi della Bibbia che parlano della Chiesa che diventa religiosa, della Chiesa che diventa abitudinaria e della Chiesa che va in Chiesa per andare. E purtroppo non vanno a nozze. Le due cose non vanno a nozze. Questa è estemporanea. Non vanno a nozze. Vabbè, ma quelli non siamo noi, vero? L'ho detto per dire, non è che... Non siamo noi, va bene? Siamo noi? Ok, però vabbè, io ve li devo dire i diversi tipi di matrimonio, non è che posso omettere. Il matrimonio forzato. Allora, il matrimonio forzato è terribile. Io quando l'ho letto, poi ho letto che in alcune parti del mondo ancora c'è, e praticamente quando viene rapita la sposa, si abusa di lei, e con questo atto diventa automaticamente tua moglie. Una roba tremenda, però esiste, purtroppo ancora oggi. Perché non può essere un matrimonio forzato? Sempre in Apocalisse, non cercatelo 3:20, ve lo dico io, Gesù dice, io sto alla porta e busso, come farebbe il pastore Roslin. Io sto alla porta e busso, se qualcuno mi ascolta e apre, io entrerò. Perché non può essere forzato? Perché Gesù è un gentiluomo e se tu non lo senti e non apri, non ti sfonderà la porta per entrare. Quell'altra roba strana che si chiama matrimonio nullo se sterile è un'altra roba tremenda. Uno dice, vabbè, ma che mi sposo a fare? Cioè, non... Matrimonio nullo se sterile significa che
il tipo sposava la donzella, la provava. Se questa era sterile, se dopo tempo aveva constatato che era sterile, la riportava indietro, cioè la riportava al papà. Ed era legale fare sta cosa, pensate. Altro che caccia alle streghe. Perché non può essere questo matrimonio nullo, se è sterile? Troppo lungo il nome. Perché grazie a Dio, Gesù non ci manda indietro. Se non siamo buoni a niente, non ci manda indietro, ma siamo salvati per grazia. Va bene, questa era solo una panoramica veloce per capire i diversi tipi di matrimoni. I preparativi, sappiamo, sono lunghi. Sapete chi nella Bibbia ci ha messo un sacco di tempo per prepararsi, per farsi vedere dal re? Ma come siete bravi! Siete troppo bravi. Chi è il vostro pastore? Anche questo l'ho rubato al pastore Rosa. Vabbè, lei è il mio pastore, vuol dire che insegna bene. Esther, vi leggo velocemente. Chi vuole andare veloce? Esther 2:12. Prima di Giobbe e dopo Genesi. Esther 2:12, ve lo leggo io? Sì. Immaginate la scena. Quando veniva il turno per una ragazza di andare dal re Assuero, quindi di presentarsi davanti al re, alla fine dei 12 mesi prescritti, le donne per i loro preparativi, perché i tempi dei loro preparativi duravano 6 mesi per profumarsi con olio di mirra e 6 mesi con aromi e altri cosmetici usati dalle donne. Allora la giovane andava dal re. Quant'è in tutto? Pure i conti sapete fare. Un anno di preparativi. Un anno. Cioè questo per andare davanti al re ci aveva messo 6 mesi solo per profumarsi e 6 mesi per truccarsi. In pratica, noi ci lamentiamo per 5 minuti di trucco prima di uscire, abbiamo messo 6 mesi. Però quando lei poi andò dal re, trovò grazia agli occhi del re, e, alla fine diventò la regina, eccetera, eccetera. Andatela a leggere, che è bellissima. Lei aveva investito il suo tempo, ovviamente, poteva anche decidere di non andare dal re o come aveva fatto Vasti, brutta fine. Poteva anche decidere di non investire questo tempo, nessuno l'ha obbligata. Però... cioè si doveva farlo, ma poteva decidere di non andare. Aveva investito tempo e alla fine è stata ricompensata. A volte ci sono persone che dicono sì, però i preparativi delle nozze con Gesù sono noiosi, sono fatti di rinunce, non voglio rinunciare, mi annoio, è una vita troppo piena di restrizioni, voglio andare, voglio fare quello che fanno gli altri, Castorina, ora vi divido, Castorina e Gero, non so come fare con questi ragazzi. E alcuni dicono così, però sapete cosa? Che c'è una differenza tra un matrimonio organizzato da un anno, addirittura al sud anche da anni, e il matrimonio organizzato all'ultimo minuto. Chiedete a qualsiasi sposa, chi si è già sposato? Io. Oggi manco Cinzia, cioè che mi danno... Grazie, grazie. Qual è l'incubo di ogni sposa? Dov'è mia sorella? Pure tu sei sposata, alza la mano, alza, non fare la furba. Qual è l'incubo di ogni sposa? Sposarsi, senti a quella... Gesù, perdonali. L'incubo di ogni sposa è che arrivi il giorno delle nozze, io lo facevo sempre, e non è niente pronto.
Io sognavo che non avevo fatto i capelli, che il mio vestito non era pronto, che la spiaggia era buia, perché io mi sono sposata di sera, avevo l'incubo che facesse buio, avevo l'incubo che lo sposo non arrivava e che poi affondavo nella sabbia. Una volta in uno di questi incubi ho sognato gli alieni. Ho sognato che in mare c'erano gli alieni e io dovevo scoprire chi era umano e chi era alieno. Cioè, ragazzi, cosa fanno i preparativi delle nozze? Cosa fanno? Mino, tu cosa hai sognato? Mino ha sognato il cibo che doveva mangiare, l'aragosta che lo mangiava. L'incubo di ogni sposa è che arrivi quel giorno e lei non è pronta. Allora voi direte, sì, adesso parla escatologia, la Chiesa di Cristo non è pronta. No, io voglio parlarvi dell'incubo della sposa. Perché c'è differenza tra un matrimonio organizzato all'ultimo minuto e un matrimonio organizzato bene. Immaginate che vi arrivi sto uomo bellissimo, stupendo, che vi dica, guarda, però ci dobbiamo sposare domani. Non posso farlo. Anche se l'uomo della tua vita, dirai non posso farlo, vero? C'è più gusto nei preparativi. Io l'ho saputo a gennaio e ad agosto mi sono sposata. Se avessi saputo prima, sarebbe stato molto più bello. No, è stato già bello. Qualcuno può dire un amen ogni tanto, non muore nessuno. Vabbè, non è una parolaccia, ragazzi, si può dire. Quanti vorrebbero un matrimonio organizzato all'ultimo minuto? Nessuno, nessuno. Eppure, a volte, l'atteggiamento che abbiamo con Dio. Ma che stai a dire? Sto a dire che ci sono persone che, sapete com'è, così il salvato all'ultimo minuto. Io ho conosciuto tante persone che all'ultimo, sul letto di morte, hanno avuto paura e hanno accettato Gesù. Che va bene. Oggi, vi ripeto, non voglio fare quelle prediche in cui vi dico se Dio, se Gesù tornasse stasera, sei tu pronto? Si spegne la luce, il pastore viene rapito. No, il pastore rimane, la chiesa viene rapita, no. No, non è quella predica, perché magari ti salvi anche, cioè magari anche se dici lo farò domani, oggi non ho voglia, anch'io quando ero adolescente ho fatto così, è un po' rischioso farlo, però non vi faccio terrorismo psicologico, scelte. Però non è questo il punto è, può anche succedere che ti salvi in corner poco prima che torna Gesù, ma la cosa brutta qual è? Che ti sarai perso i preparativi delle vostre nozze. E i preparativi delle nozze con Gesù sono uniche, sono imperdibili e abbiamo solo questa opportunità per prepararli. Capito il concetto? A volte quando faccio le metafore ho paura che le capisco solo io, però è una mia sensazione. Siete infamissimi, cioè non so più come prendervi. E a volte possiamo avere paura, vabbè, ma io ho paura del cambiamento, ho paura di queste nozze, ho paura dei preparativi, non mi voglio sposare, dedicato a tutti i mammoni dell'Italia. Non mi voglio sposare, ho paura del cambiamento. Io mi ricordo quando ero al Turgiallo, ricomponetevi, sapete che io e mio marito ci siamo sposati durante il Turgiallo. Quindi io 2 giorni, ma anche il giorno prima del matrimonio, ero al Turgiallo. E senza fare i nomi, c'erano delle persone che mi guardavano e dicevano, e piangevano. No, e tu adesso ti sposi, e cambia tutto, e non ci parlerai più, e non starai più con noi, e tuo marito sarà più importante di noi. Insomma, mi hanno fatto delle storie assurde. Io vi dico una cosa, io mi sono sposata,
il giorno dopo ero di nuovo il tour giallo e non è cambiato assolutamente niente. Non è cambiato talmente niente che, siccome eravamo il tour giallo, abbiamo preferito dormire io con le ragazze e lui con i ragazzi. Quindi immaginate, non era cambiato niente. Ma le ragazze, ecco, sei cambiata. Non stai più con noi? Lo sapevo? Non facciamo i nomi, vabbè. È arrivato un ehi da qua. Si ha paura del cambiamento. Si ha paura del cambiamento e ci sta, va bene. Sapete perché va bene? Perché la paura aumenta la tensione e la tensione ci fa restare più concentrati. Beh, dove vuole arrivare il pastore? C'è la faccia di Elisa che dice, sì, ma dove vuoi arrivare? Aspetta, Eli, mi guardi male. Concentrati per fare cosa? Per far sì che possiamo fare tutto quello che piace al nostro sposo. A volte siamo talmente presi dal fatto che Gesù ci ama da abbassare il nostro livello di concentrazione nel fare quello che a lui piace. E questo succede nei rapporti in generale. Mio marito mi vizia. Che bello. Vabbè, no, una cosa mia, lui mi dimostra il suo amore così. Però mi vizia e nel nostro matrimonio ci sono due regole fondamentali che però non abbiamo scoperto subito, fatte all'inizio, non vi dico. Abbiamo scoperto col tempo. Le due regole quali sono? E ridono. Una cosa seria. Lui mi deve abbassare la tavoletta. Per me, cioè, se non mi abbassi la tavoletta io impazzisco. E invece la sua, nei miei confronti, è che non lasci i calzini sparsi per casa. Perché io dove sono, a volte non mi rendo conto, proprio mi tolgo il calzino con i piedi e rimane là. Solo che cos'è? Noi, grazie a Dio, abbiamo scoperto ste regole di sopravvivenza, perché se no un disastro, quasi sfascia tutto. E cos'è successo? Che lui l'ha fatto da subito, tranquillamente, lo fa ogni tanto, però lo fa, bravo il pastore. Io cosa ho fatto? A me sembrava stupida sta regola. Cioè dicevo, vabbè, dai, ma che razza c'è? Perché lui mi diceva, una cosa ti chiedo, una, non lasciare i calzini per strada, per casa. E dicevo, dai, ma di che si lamenta questi calzini? Poi sono colorati, carini, manca a dire bianchi, puzzolenti, non mai. Sempre profumati, carini. Poi dicevo, ma sì, dai che gli faccio tenerezza, ma sì, dai che non mi sgrida. Il calzino in cucina, in bagno, in camera. Una volta, ogni volta facevo il letto, lui andava e trovava la pallottola. Cioè, cos'è quello? Non so, c'è un topo. È un topo. Stefi, cos'è quello? È un calzino. Hai fatto il letto con il calzino sotto? E vabbè, dai, succede. Insomma, le pallottole, calzini ovunque. Quando dico ovunque, ovunque. Perché dicevo, ma sì, dai, tanto mi ama, ma sì, dai, tanto mi perdona. Finché un giorno, come direbbe mio padre, ho tirato troppo la corda. C'erano calzini ovunque, mi ha scritto anche una lettera per i calzini. Abbiamo fatto un ritiro delle coppie per i calzini, ma voi non sapete. Ce l'ho incorniciata. Finché un giorno ha preso tutti i miei calzini e me li ha buttati dal balcone. Cosa ridete? Da che parte state voi? Grazie a Dio abbiamo il giardino e li ho recuperati tutti. Però questo per dirvi cosa? Che quando tiriamo troppo la corda con il nostro fidanzato, con il nostro futuro sposo, lui prenderà e ci butterà dal balcone. Se fa sì o Gesù, lo farei molto volentieri.
per questo non lo sarò mai. E no, non lo fa perché lui ci ama incondizionatamente, però quello che succede quando abbiamo troppa confidenza nei rapporti è che diminuisce per forza di cose il rispetto nei confronti dell'altra persona. E questo succede con il fidanzato, con il marito, con i genitori, con la migliore amica. Fateci caso, le persone con cui avete confidenza sono quelle con cui vi permettete di dire ogni cosa e anche di fare ogni cosa. Ma in tutto questo c'è rispetto. C'è una parola che ultimamente sto sentendo poco, che è il timore di Dio. Timore di Dio. Non me la sto inventando, esiste. Significa avere quella paura, quel rispetto estremo che ci fa stare in una tensione, una giusta tensione. Se il rapporto diventa troppo confidenziale, io sono la prima che predico sull'avere confidenza con Dio, assolutamente, questo è bellissimo, altrimenti lo vedremmo come un padre cattivo, legalista, eccetera, e non è così. Però c'era un ragazzo che una volta mi ha detto, non di qua, sai, io ho talmente confidenza con Dio che quando gli parlo a volte uso dei rafforzativi. In che senso? No, a volte per rafforzare delle parole uso delle parolacce. Non puoi usare le parolacce con Dio. Vabbè, ma dai, io alla fine c'ho confidenza. Va bene che c'hai confidenza, però leggi pure la Bibbia, che magari sai qualche consiglio. La confidenza e il bellissimo rapporto che abbiamo con Dio va unito all'estremo rispetto. Timore di Dio significa avere rispetto estremo per Dio. Quindi abbiamo detto che questa tensione ci deve far paura? Pochino. Se Gesù tornasse in questo momento. Non funziona. Forse dovremmo spegnere le luci. Se Gesù tornasse in questo momento. Non funziona. Vabbè, questo per farvi venire un po' di paura. Sarai tu pronto? Nessuno gli frega niente, mazzi, inferno, paradiso, siamo là, un po' più caldo, un po' più freddo. La paura ci mette in una situazione di tensione e ci fa fare quello che piace di più al nostro sposo. Adesso vi racconterò un altro aneddoto. Quando mia sorella si è sposata, si è sposata, anche se non alza la mano, fa finta di niente, si è sposata. Lei doveva scegliere, ha preso questo abito sgargiante e doveva scegliere tra l'indossare un cappello bellissimo o indossare il velo. Cosa è successo? Che abbiamo scoperto che a Greg piaceva il velo. Perché sicuramente sapeva il significato del velo, vero? Tutti li sapeva i significati. Potete chiederglieli, li sa tutti. Ma mettiti a cercare su Wikipedia, tanto non lo trovi. Voleva il velo. E quindi lei era titubante tra suo cappello, velo. Il cappello era stupendo, tutto di lato così, no? E il velo era un velo, quindi doveva scegliere tra essere sciccherrima o piacere allo sposo. Nella sua eterna indecisione, cappello o non cappello, un giorno chi c'era con lei a provare l'abito? Chi? Allora, una parentesi su me. Io ero la testimone ufficiale di Greg, però la verità è che ero anche quella di Miriam. Solo che siccome non mi potevo sdoppiare, l'ho fatta a lui ma anche a lei, perché tutti e due mi volevano troppo. E quindi lei si è presa mia sorella che un po' mi assomiglia, è un po' più alta, così ha detto vabbè dai così sembri tu.
Però a provare l'abito con lei c'ero io. E quando nella sua indecisione, il velo, non velo, io che sapevo che a lui piaceva il velo, l'ho portata, l'ho aiutata a scegliere il velo. E infatti ha scelto tutte e due alla fine. Sì, ha fatto la cerimonia col velo, poi ma sì, mettiamoci sul cappello. Stava benissimo col cappello comunque. Però ha fatto, questo per dire cosa, ha fatto quello che piaceva allo sposo. È divertente perché nei miei appunti metto le faccine, i sorrisini. Vabbè. Questo per dire cosa? Nel dubbio, velo, non velo, problemi della vita, lo faccio o non lo faccio, lo faccio o non lo faccio, nei preparativi, lo faccio o non lo faccio, Gesù vuole o non vuole, a Gesù piace o non piace, bisogna sempre, sempre, sempre chiedere al testimone, che non sono io. Mettiti sempre in prima fila, Rosta, mi incoraggi. Chi è il testimone della Chiesa? Lo Spirito Santo. È testimone di tutti e due, è troppo bella sta cosa. Quindi, nel dubbio, io chiedo al testimone, perché voglio fare quello che piace a lui. Voglio che le nozze non siano combinate, ma voglio organizzarle con il mio sposo. Voglio sapere cosa ne pensa, voglio sapere se sto facendo la cosa giusta, voglio sapere se nel dubbio farlo o non farlo e togliermi l'angoscia tremenda che lascia il dubbio. Sapete perché nella Bibbia c'è scritto nel dubbio non farlo? Non è una roba scritta così, sai, un'ennesima cosa che non devi fare. Perché avete mai provato a fare qualcosa non sapendo se era giusto o sbagliata? Forse la fai e in quel momento è ok, l'hai fatta. Quello che viene dopo è un'angoscia talmente pesante, il dubbio che se fosse giusto o sbagliato ti appesantirà talmente tanto, sarai malissimo. Quindi nel dubbio non lo fare, fidati. Un altro momento fondamentale, state addormentando, che mio marito non c'è a farmi taglia, quindi appena vedo che qualcuno si addormenta chiudo. Un altro momento fondamentale di un matrimonio è l'abito bianco, la scelta dell'abito. Quindi eccetto mia sorella che si è sposata in Bordeaux, l'abito da sposa solitamente è bianco. Infatti io ero lì che volevo farle prendere un vestito tutto confettoso, così largo, io sì, sei bellissima. Ma lei ha scelto poi il vestito da sirena, bello bello. L'abito bianco, la sposa di Gesù avrà un abito bianco. Avete mai visto, deve avere, avete mai visto un meccanico pieno di grasso che va e gli dà una pacca sulla spalla alla sposa? E tutte le donne si manifestarono. Assolutamente no. Ogni ragazza vorrebbe avere un abito bellissimo, pulito e che rimanga tale. E allora perché a volte permettiamo che si sporchi? Permettiamo, dopo gli angeli spargisali ci sono i demoni meccanici sporchi di grasso. Perché permettiamo che l'abito si sporchi? Tanto lo metto in lavatrice e lo lavo. Dove sono le spose? Metteresti un abito, laveresti il tuo abito in lavatrice? No. Io non laverei mai il mio abito in lavatrice. Anche se fosse lercio, vabbè, piuttosto lo mando in lavanderia. Vabbè, questo che significa? Quindi dobbiamo essere tutti perfetti? No, assolutamente, però se non vuoi che il tuo abito venga macchiato, se non vuoi che il tuo abito vada in lavatrice, se vuoi che il tuo abito rimanga pulito, lindo, splendente, perché permettere che si sporchi solo
con la leggerezza che tanto poi puoi lavarlo. Io no, io non voglio questo, io preferisco non sporcarlo prima piuttosto che lavarlo dopo. Poi per Dio, ok, per Dio va bene, per Dio se sbagliamo, Lui ci lava anche a 90 gradi, e ci perdona, e l'abito torna bianco e non è assolutamente un problema per Lui, ma io voglio scegliere di non farlo sporcare piuttosto che lavarlo. Amen. Ok. Sapete cos'è? Un'altra, cos'è che fa la differenza di un matrimonio comune o un matrimonio fatto bene? Vediamo chi sa questa che è difficile. Eh? Vabbè, state sparando, ve lo dico io. I dettagli. Questa è una chicca importante. I dettagli. La perlina, il segnapostino. Quello che fa la differenza sono i dettagli. Sapete, l'abbiamo detto mille volte, che Dio non ha figli preferiti, ok? Ma allora qual è la differenza? Lo sapete? La differenza sta nell'attitudine. E l'attitudine può sembrare un dettaglio, ma fa la differenza. La differenza non è nell'azione, questa ditela a mio marito, ma è nella reazione. Diteglielo che ho fatto, che ho messo due parole con azione, che è contento. Amore, questa era per te. La generazione che dedica azione nell'azione della reazione, la manifestazione, alleluia. Ok, che stavo dicendo? Torna in te. Sì. La differenza la fa la reazione a cosa? Facciamo finta che il nostro sposo ci mandi una lettera, ci mandi un post e ci dica a tutti qui, perché la sposa è la chiesa, non solo io, e ci dica: non voglio che almeno per un mese usi più Facebook. È un'ipotesi, non vi manifestate. Non usi più Facebook perché tu usi il tuo tempo per stare su Facebook e lo togli a me. Usi più tempo a stare lì e a me mi dedichi una telefonatina prima di andare a letto. Un salutino, buonanotte, buongiorno. Quindi io voglio che tu non usi Facebook per un po' di tempo, te lo chiedo. L'ha chiesto alla sua sposa, vabbè, quelli che diranno di no sono già eliminati, via. Facciamo che tutti abbiamo detto sì. Qual è la differenza tra Valeria ed Elisa? Tutti qui dentro abbiamo detto sì, quindi l'azione compiuta è stata positiva. Tutti hanno risposto ok. La differenza qual è? Sta nel cuore, in come reagirà Elisa, in come reagirà Valeria. C'è differenza tra non peccare per non peccare e non peccare ed essere felici di non farlo. C'è una grossa differenza. Se io dico di sì a Dio, quando mi chiede qualcosa, se dico di sì a una rinuncia, se dico di sì a un servizio, se dico di sì ad amarlo e poi mi lamento tutto il tempo, ecco, non ne vale la pena, non lo faccio, è pesante. Questo farà la differenza ed è così che vedete persone innalzate e persone abbassate, anche se fanno le stesse cose. Immaginate se Miriam avesse detto a Greg: sì, ok,
il velo lo compro, comprasse il velo, avesse comprato il velo e poi avesse iniziato a dire ma non è giusto, perché mi deve chiedere queste cose, perché mi deve limitare così, non capisce niente, è più bello il cappello, il velo di qua, il velo di là, e io non mi sposo più, voglio la mia indipendenza, non ce la faccio più, mollo tutto. Immaginate se solo una cosa, se Greg in quel momento fosse stato lì, che reazione avresti avuto? Parte di profonda delusione e poi forse, da umano, forse non l'avrebbe neanche più sposata, non lo so, questo era un esempio stupido, però per farvi capire come una reazione, come un'attitudine di cuore può ferire lo sposo. La differenza tra una relazione normale e quella con Dio, con Gesù, è che Lui è sempre lì. E quindi anche quando ci lamentiamo, purtroppo ci sente. Solo che c'è un'altra differenza, che forse Greg non avrebbe più sposato Miriam. Gesù ci tiene. Gesù ci sposa comunque. Però l'attitudine cambia il nostro cuore. Ok? Vi dico un'ultima cosa e ho quasi finito. Sempre nelle usanze del matrimonio c'erano due cose. Una che lo sposo doveva occuparsi di tutto l'onere finanziario, ok? Quindi lo sposo pagava tutto. Ci piace? Sì, però la sposa portava la dote. Lo sposo pagava tutto. Lo vediamo anche nelle nozze di Cana. Vanno subito a lui a chiedere il vino, perché lui era responsabile. Era responsabile anche delle finanze che aveva investito per questo matrimonio. Lo sposo paga le nozze. Vi dice qualcosa? Perché noi potessimo essere salvati, perché noi, la Chiesa, potesse sposarsi con Gesù, Gesù ha già pagato il prezzo e ha pagato un caro, carissimo prezzo. Ha pagato già per le tue nozze. Immaginate che bello, possiamo preparare un matrimonio fantastico, tanto è già tutto pagato. Non è bellissimo, ragazzi? Non è bellissimo. E non è bellissimo godersi questi momenti. Però c'è una cosa che la sposa deve portare. La dote. Ah, adesso chissà cosa ci dirà. Loro lavoravano a volte anche un'intera vita e giù ancora lo fanno, si indebitano per fare i matrimoni, specialmente in Puglia. Fanno dei matrimoni incredibili, però la dote la devono portare. E anche noi dovremmo portare una dote. Solo che la dote che Dio ci sta chiedendo non è una dote fatta di servizio, fatta di ministero, fatta di titoli, fatta di quello che facciamo, fatta di quello che diamo alla Chiesa o a Dio. È una dote spirituale. È una dote in cui il nostro cuore è puro, in cui la nostra veste è bianca. È una dote in cui noi diamo il nostro cuore, il nostro amore a Lui. Alzatevi. L'alzatevi, detto così, fa una brutta scena. Che io sono già in piedi, non posso dire alziamoci. Prima vi dicevo che ho provato le stesse sensazioni di quando mi sono sposata. Però sapete cosa? Seguitemi un attimo, è importante. In un matrimonio, quando prepari un matrimonio, sicuramente c'è gioia ed è bellissimo ed è il sentimento predominante, però ci sono anche altri sentimenti. A volte c'è la paura, altre volte ci si arrabbia con il fieraio, con i fornitori,
perché vorremmo che fosse tutto perfetto. Ci si arrabbia perché vorremmo che quel giorno fosse tutto perfetto. A volte si è tristi perché le cose non vanno come vanno e vorremmo lasciare tutto. E c'è questo mix di emozioni, ma sono tutte bellissime. E quello che io voglio dirvi stasera è: godetevi i preparativi. Godetevi i preparativi per le nozze con Gesù. Ormai non si usa più augurare alle coppie, non si usa più dire tanto ci si sposa una volta sola, perché non è più così. Però con Gesù sì. Con Gesù, le nozze con Gesù saranno una volta sola. Con Gesù ci si sposa una volta sola. E tu hai solo un'opportunità in cui goderti i tuoi preparativi. La tua vita. Tu hai solo questa vita perché i tuoi preparativi siano impeccabili, per far sì che quel giorno sia impeccabile, perché far sì che tu sia impeccabile quel giorno. Hai solo questa vita e puoi decidere se avere un matrimonio, che è sempre un matrimonio, ma un matrimonio all'ultimo minuto, o avere il matrimonio dei tuoi sogni. Un matrimonio vissuto con la persona che tu ami e con la persona che ti ama. Un matrimonio romantico, un matrimonio di relazione, non combinato, non forzato, non per obbligo. Un matrimonio di relazione. Chiudiamo i nostri occhi.